La struttura vocalica di Firenze come un albero fiorito è architettonica, perché proprio le torri snelle sono le due I di schicchi, che sono le due vocali finali, cioè è pittorica di Firenze l'opera del Gianni Schicchi, tutta, cioè architettonicamente, geograficamente, sembra proprio che Puccini voglia lasciare una cartolina di Firenze a New York. Alla fine del trittico. A parte che sono menzionati nell'opera tantissimi nomi topografici, dalla Porta Rossa, Larno, Firenze come Certo. l'abbiamo finito, come sai, è un elenco, okay, di luoghi, di monumenti e di opere d'arte, quindi c'è una menzione specifica, è proprio ti lascia un'idea visiva di Firenze, è una planata sulla città, un po' come il Babbino Caro. E guarda caso, queste due arie che sono così descrittive della città fisica, le cantano i due innamorati, i due ragazzi. E sono le uniche due arie, delle uniche due arie vere e Certo, sì. proprie, perché poi tutto il resto è drammaturgia ed è commedia. Quindi lui vuole in questo che è veramente un capolavoro drammaturgico e drammaturgico musicale, che vuole ritrarre nel dettaglio la Firenze di tutti i tempi, nei suoi vizi, nella sua spilorceria, nella sua ricchezza. Però le due arie, le due fotografie, i due pezzi cantabili li affida alla voce dei due innamorati, e sono due pezzi che parlano di Firenze proprio. Ok? E che la descrivono e che ne descrivono l'aria e proprio le fattezze architettoniche attraverso le vocali. Molto 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 bello il recitativo, lo trovo veramente un pezzo stupendo, magistrale sia per chi lo canta che per chi l'ha scritto. Questo fatto dello stornello che tante come un albero fiorito, cioè c'è molto vigore, vigore giovanile, vigore maschile, è quasi politico, è politico come pezzo, è una arringa, no? A me piace moltissimo, io lo trovo magistrale, e c'è un'identità perfetta tra la struttura vocale del pezzo, la struttura drammaturgica del personaggio di Rinuccio e quello che vuole descrivere. Cioè diventa proprio l'alternativa, va, capito? Il nuovo partito che viene proposto nel vecchio, che quindi ha un senso anche in quello che è stato poi l'excursus musicale di Puccini. E Puccini, ripeto, alla fine di quello che comunque è un trittico magistrale enorme. Però come ultima fotografia, vuole in America di Firenze vuole lasciare proprio questa. Io ce l'ho particolarmente a cuore. Vedila in quest'ottica e vedi che cosa ti riesce a A svolgere. comunicare. Sì.